Open Day vaccinale questa mattina presso l'Università di Teramo. Tutte le categorie di cittadini potranno recarsi al lab senza prenotazione per vaccinarsi, sia per la prima che per la seconda dose. In particolare, così come raccomandato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, l'iniziativa è rivolta ai ragazzi in età scolare, dalla fascia d'età 12-18 anni, e a tutti i lavoratori del comparto scuola che non si sono ancora vaccinati o che non hanno completato l'immunizzazione. Inoltre è rivolta al personale tecnico che opera nel settore sportivo, in modo, anche in questo caso, di garantire una ripresa in sicurezza delle attività. Saranno a disposizione tutti i tipi di vaccino. Dobbiamo fare di tutto per mettere in campo tutte le nostre forze per vaccinare la gente. Dopo sta alla sensibilità di ognuno di noi capire l'importanza di quello che stiamo mettendo in campo per combattere questo coronavirus. La scuola è la priorità principale, i ragazzi devono tornare con serenità e tranquillità nei banchi, bisogna tornare all'insegnamento diretto, non alla DAD che in questo periodo ci ha fatto capire che l'importanza del contatto umano che è fondamentale nei rapporti. Dottor Brucchi, a Teramo stamattina tra virgolette si sorride perché i numeri danno ragione a questa iniziativa, sotto l'aspetto regionale? Ma la regione Abruzzo comunque sta facendo un'ottima figura, insomma siamo fra le prime quattro regioni in Italia, abbiamo raggiunto il 70% che è il primo step per l'immunità di gregge, adesso c'è il secondo step con l'80%, queste diciamo, porte aperte è stata fatta l'altro ieri da Chieti, è andata bene, oggi Teramo, il 21 sarà Pescara e poi ci sarà anche l'Aquila, quindi iniziative che ripeteremo da qui alla fine, diciamo così, alla fine di settembre, sempre per andare a incentivare quelle categorie che non si sono ancora vaccinate. Ci tengo a precisare che l'Abruzzo è la prima regione in Italia ad aver vaccinato il maggior numero, quindi con due dosi, il maggior numero di under, 12-19. Abbiamo superato il 50% e con una sola dose nella categoria 17-19 siamo oltre il 95%. Per cui diciamo riapriremo le scuole se l'andamento è questo e verificheremo anche in questi giorni come la percentuale eventualmente aumenta, riapriremo le scuole maggiore con qualche garanzia in più.